Lasciarsi coinvolgere da Dio. La domanda che viene rivolta a Gesù è l'occasione per esprimere quale sia l'autorità profonda del Signore, un Dio che ci chiede di coinvolgere noi stessi nell'incontro con Lui. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose e chi ti ha dato questa autorità?» Gesù è a Gerusalemme. Il potere religioso era in mano ai sacerdoti, i quali chiedono a Gesù da chi abbia ricevuto il permesso per predicare. La loro domanda rimane però equivoca. Parlano dell'autorità che viene dagli uomini o da Dio? Riguardo alla prima, Gesù non ha chiesto il permesso. Ma se uno possiede la seconda, la prima viene meno. Ma come riconoscere un'autorità che viene da Dio? Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva, dal cielo o dagli uomini?» La domanda, come vedremo, in onestà ammette entrambe le risposte. C'è chi ha accolto Giovanni e chi no. Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, ci risponderà perché allora non gli avete creduto. Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla perché tutti considerano Giovanni un profeta.» Entrambe le scelte rivelano una colpa: l'ipocrisia di chi dice ma non fa, la paura di cosa possa dire la gente. Ma solo affrontando una delle due scelte mi rendo disponibile a cambiare. Supero le mie paure, dico la verità su me stesso, mi apro all'ascolto di Dio. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Non scegliendo, rimanendo neutrali, essi si chiudono alla possibilità di incontrare Cristo. La fede è risposta alla verità su se stessi. Non posso incontrare Cristo se non mi metto in gioco, se non faccio nessun passo, se mi chiudo alla luce, rimango nelle tenebre.